Brovinz, notizie, attualità e eventi nella provincia di Roma. Rifiuti, la differenziata spinge la green economy. Sono numeri importanti e significativi quelli della raccolta differenziata della provincia di Roma. In 4 anni, progetti per 69 comuni, coinvolgendo complessivamente 925.000 abitanti, investendo oltre 27 milioni di euro, con 44 centri di raccolta e 4 impianti di compostaggio. Numeri cui va ad aggiungersi un altro milione di euro per il 2012. Roma e la sua provincia, spiega l'assessore all'ambiente Michele Civita, puntano sull'innovazione per il futuro. Noi prendiamo sul serio l'obiettivo contenuto nel piano di raggiungere il 65% di raccolta differenziata, bisogna dare nuovo impulso a questa iniziativa. La Green Economy, ha aggiunto il presidente della provincia Nicola Zingaretti, è una grande opportunità per l'Italia. Questo comporterà risparmio economico per le amministrazioni, nuovi incassi, produzione di lavoro e apertura di un altro ciclo produttivo industriale fondato sul verde e sul riciclo. Internet al museo, anche al Maxi arriva provincia Wi-Fi. Restare connessi gratuitamente ad internet tra le opere d'arte di una mostra al Maxi, scaricandosi magari l'applicazione del museo sul proprio smartphone. È una delle tante opportunità che regala Provincia Wi-Fi, che ha 2 nuove aree per l'accesso al web anche negli spazi del Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma, in biblioteca e nella piazza. Tecnologie d'arte grazie alla provincia di Roma vanno a braccetto, perché la rete è collegata con quelle di tante altre città italiane come Venezia, Torino, Milano, Napoli o Firenze. Iscrivendosi si avrà accesso ovunque si trovi il simbolo della rete Wi-Fi, spiega il presidente Zingaretti. Una delle grandi svolte di questa rete è che con rete provincia Wi-Fi si naviga anche a Venezia, si naviga a Milano, si naviga a Torino. Questo è il modo di portare, spendendo poco, un valore aggiunto alla competitività della capitale. Un servizio che piace, come dimostrano gli oltre 165.000 abbonati. A scuola per imparare il rispetto per gli altri. 6 scuole medie della provincia di Roma, studenti di Civitavecchia, Nettuno, Tivoli, Ardea, Rignano Flaminio e Mentana. Tutti a lezione per imparare un modo di vivere civile, rispettando l'altro, chiunque sia, combattendo indifferenza ed egoismi. Si chiama Sicurezza e camminare al passo più lento, un progetto nato dalla collaborazione fra Provincia di Roma, UNICEF e Medici Senza Frontiere, spiega l'assessore alla sicurezza e protezione civile Ezio Paluzzi. Abbiamo scelto di intervenire proprio su quella fascia di età, quindi 10-13 anni, proprio perché quello è il periodo della vita dell'alunno che assorbe più informazioni e soprattutto perché pensare di sensibilizzare attività di questo genere quando la coscienza è ormai formata riteniamo che sia un po' più difficile. 2 i percorsi, uno affidato ai volontari dell'UNICEF informerà gli studenti sui principi sanciti in Costituzione per la tutela dei diritti dei bambini, mentre il secondo, affidato a Medici Senza Frontiere, sensibilizzerà i ragazzi sul fenomeno della malnutrizione infantile. Shoah, il viaggio della memoria degli studenti, arriva fino al Quirinale. Quelli del viaggio della memoria del 2011, organizzato in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, sono stati momenti toccanti per gli studenti che hanno avuto la possibilità di parteciparvi. Un viaggio ad Auschwitz, lì dove la memoria ha lasciato un segno indelebile, per celebrare il ricordo di coloro che hanno lasciato la vita in quei luoghi. A un anno di distanza, per le celebrazioni del Giorno della Memoria 2012, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ricevuto al Quirinale alcuni ragazzi e alcune ragazze protagonisti di quel viaggio. Gli studenti romani, insieme a quelli della provincia di Potenza e di Pesaro Urbino, hanno consegnato al Presidente una fotografia del mega striscione con la scritta «L'Italia unita ad Auschwitz, per non dimenticare», che è stato srotolato nel campo di concentramento.